Le dico a priori che tutto questo deve restare fra di noi. Io non la conosco, mai visto. D'accordo? D'accordo. Le consiglierei di non parlarne neanche a sua moglie, proprio a nessuno. A nessuno, stia tranquillo. La domanda potrà stupirla, me ne rendo conto. Lei venderebbe un occhio? Ma non si impressioni, santo cielo, lei può rispondere quello che vuole, ci mancherebbe altro. Scusi. Scusi. Siamo qui come dei buoni amici in confidenza. Mica le ho detto che lei deve vendere un occhio, per l'amor di Dio. Lei è libero, non siamo mica ai tempi degli schiavi. Non si è offeso? No. No, davvero? No, no. Ma io mi sono sbagliata, evidentemente. Non parliamone più, mi perdoni. Però vorrei che lei mi comprendesse. Io mi sono detta, chissà, può darsi che a questo signore gli convenga. E non è questione di quattrini, lei mi comprende, che per grazia di Dio lui sistema tutte le sue cose, proprio tutte, si leva tutti i pensieri. Nel 30 avevamo dei debiti anche noi, e non si dorme, lo so. Posa qui. Va pure. Quante zolle? 4. E non creda che io non dia il giusto peso alla cosa. No, no, Camara. Io la valuto esattamente come deve essere valutata. Se noi avessimo delle preoccupazioni finanziarie, diciamo così, si sarebbe scelto una delle solite soluzioni. Lei sa che c'è della gente che li dà gratis per testamento. Sono dei santi, gratis. Ma Bausetti non ne vorrebbe sapere. Adesso poi hanno trovato che si può anche con un bue. No. Sì, sì, con la cornea di un bue. Si figuri, no, no. Qualunque sacrificio, ma con delle persone che si sa chi sono, o niente. 30, 40, 50 milioni. Ma dica lei se crede, francamente. Mi piacerebbe tanto che lei si sentisse in piena confidenza con me. Dica, dica. Non lo facciamo né per capriccio né per bellezza. Lei sa che razza di responsabilità ha mio marito. Nel suo mestiere oggi ci vorrebbero non due, ma tre occhi. Pensi che sfortuna. Un anno fa in cantiere uno schizzo di calci. Uno schizzetto di calci. Ma... Ciao, tesoro mio. Ciao, tesoro. Adesso nonna viene, vai. Scusa, mamma, scusi, signore, questo diavolo. Vieni, Raimondo. Raimondo? Chi è? Scusa, mamma, scusi, signore. Mio figlio, il signor... Giovanni Alberti. Piacere. Vieni. Beh, anch'io me ne vado. Allora, dica, dica. E che devo dire, signore? Ci vuole pensare? Ci pensi pure, un giorno, due, tre. Non oltre, però, perché anche noi abbiamo i nostri impegni. Siamo stati in parola con uno 3 mesi fa che poi è partito per l'estero, in miniera, nel Belgio, mi pare. Lo si dovrebbe rintracciare. Beh, arrivederci, io me ne vado. Una telefonatina, quando vuole. E combiniamo tra di noi, però, perché per legge non si potrebbe. Noi abbiamo un clinico amico, sinceramente amico, un asso. Telefona allora? E non lo so, signora, non lo so. Quanti anni ha il suo bambino? 2, signora. E l'età più bella? Mi levi una curiosità. Lei politicamente... E non me ne occupo di politica io. Lei è un saggio, signor Alberti. Mari mortacci sua. Lei venderebbe un occhio. Sta fia della... Volevamo evitare...